pubblici. L'attesa divenne quella della carta bollata, dei questionari, degli stati di famiglia, degli estratti di nascita. Non mi dispiaceva quella gravidanza extracorporea di muffe burocratiche. Era tempo che passava. Il problema si era spostato dal mio corpo alle scartoffie di cancelleria e ai casellari ministeriali. Mio padre andò dal notaio per sottoscrivere il suo consenso per l'asse ereditario. Diego andò a Genova. Nel casellario giudiziario c'era quel segno, quel reato minore con gli ultrasti Marassi per il quale aveva subito un processo ed era stato condannato. Fummo convocati in questura. Ci trovammo di fronte a un giovane uomo grassoccio con un naso camuso, un tizio inespressivo, supponente. Faccia schiacciata e albina di uno di quei pesci che vivono sotto la sabbia. Ricordo solo l'accendino, un tronchetto d'oro che non smise mai di rigirarsi nelle mani. Parlava a voce bassa, guardandoci poco. Si leccava continuamente le labbra. Diego era entrato sorridente, scanzonato. Erano storie che appartenevano a un'altra vita. Aveva lo zuccotto di lana in testa. Il tizio alzò il mento. Si tolga il copricapo, per favore. Diego se lo tolse, si scusò. A un certo punto il poliziotto gli disse: la smetta di muoversi. Diego dondolava un po' con il corpo, gli occhi luccicanti, stava facendo uno sforzo per ricordare quegli anni. Si immobilizzò, cambiò espressione, rispose alle domande alterato. Un lampo che non gli avevo mai visto gli scuriva lo sguardo. Il ragazzo in divisa era sempre più insinuante. La luce cambiò, si leccò di nuovo le labbra. Dal suo pallore adesso affiorava uno sbiadito sadismo. D'improvviso ci sentimmo due criminali. Sapeva tutto di noi, dei viaggi a Sarajevo e del resto. Cominciai a balbettare, a giustificarmi per il mio matrimonio durato pochi mesi. Il tizio mi fotografava con quello sguardo lagunare. A un certo punto si fermò sul mio seno. Sistemai la camicetta. Diego si alzò. Il poliziotto disse che non aveva finito. Diego disse: cosa vuole fare? Vuole trattenerci? Da quel giorno ci sentimmo spiati. Una macchina della polizia ogni tanto passava sotto casa nostra, rallentava.